Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Si sono svolti questo pomeriggio nella Basilica di Collemaggio all'Aquila i funerali di Tommaso, il piccolo di 4 anni morto nell'incidente avvenuto mercoledì scorso nell'asilo 1 maggio di Pile. Ieri, peraltro, si è svolto l'interrogatorio della donna che aveva parcheggiato la macchina che poi si è sfrenata. Vediamo il servizio. Palloncini bianchi con i nomi dei compagni e un grande cuore gonfiato con su scritto Tommaso. C'era un silenzio irreale nella Basilica di Collemaggio, dove si sono svolti nel pomeriggio i funerali del piccolo Tommaso, il bambino di 4 anni scomparso nell'incidente dell'asilo 1 maggio di Pile, mercoledì scorso, schiacciato da una macchina sfrenata. La chiesa si è riempita di conoscenti, amici, parenti, ma anche di tante persone che sono venute a dare solidarietà e conforto ai familiari, a tutte le persone colpite. Presenti anche le autorità, quali il presidente della regione Marco Marsiglio e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Come padre, pastore di questa comunità aquilana che a causa delle varie calamità è divenuta esperta nel soffrire, non posso che piangere insieme alla famiglia del piccolo Tommaso e alla città tutta, conservando la speranza che unisce tutti i credenti di poterci incontrare di nuovo nell'abbraccio del Padre della Misericordia, ha detto il cardinale Giuseppe Petrocchi prima di iniziare la funzione. Quindi, durante l'omelia, ha aggiunto: basta tenere il polso sulla città, c'è la stessa pulsazione ed è il miracolo suscitato da un dolore innocente. L'Aquila piange non con lacrime cupe e disperate, ma un dolore universale. Intanto sul fronte dell'inchiesta, nel tardo pomeriggio di ieri, si è svolto l'interrogatorio di circa un'ora e mezza della donna che aveva parcheggiato la macchina che si è sfrenata. È stato un errore umano, ha detto ai giudici, una marcia tolta inavvertitamente. Ricordo quando ho parcheggiato di aver inserito la prima marcia, ma non il freno a mano. Mi ha detto mio figlio di aver inavvertitamente tolto la marcia. Mio figlio si è anche ferito nel gettarsi dall'abitacolo. Ha confermato inoltre di aver vanamente tentato di frenare a mani nude la vettura. E purtroppo un'altra tragedia nelle ultime ore, tragica morte di una bimba di 13 mesi, Giulia Maiano, con un volo dal balcone dell'hotel in Egitto, mentre era tra le braccia del padre. La bimba era originaria di Pianella, in provincia di Pescara, ed era in vacanza con la famiglia a Sharm el Sheikh. Doveva essere un momento di relax al mare, lontano dagli impegni e dalla routine quotidiana. Invece, i due genitori sono sprofondati in un incubo. In una nota il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, afferma che le uniche notizie che arrivano dall'Egitto riportano che la piccola Giulia, di soli 13 mesi, non è sopravvissuta alla caduta. I genitori sono stati raggiunti sul posto immediatamente da alcuni familiari partiti ieri dall'Italia e si attendono notizie sulla data del loro rientro. Il consolato italiano si sta occupando di prestare assistenza ai concittadini. La famiglia Maiano è conosciuta e stimata a Pianella e nei comuni limitrofi, gestendo da tempo una impresa di pulizie per enti pubblici e privati, e questa vicenda ha scosso nel profondo tutti i componenti. Cambiamo pagina. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari questa mattina si è recato insieme ad alcuni cittadini davanti all'ospedale di Pescara. Tante le criticità che, secondo il pentastellato, si ripercuotono sulla sanità di tutta la provincia. Giuseppe Dintino. Un appello forte al Presidente Marsiglio, all'assessore regionale, alla sanità di fare presto e fare subito perché la sanità, i nostri cittadini meritano di più. Questa sanità non la vogliamo. Oltre 10.000 prestazioni sanitarie sospese causa Covid e non riprogrammate. Carenza di medici, operatori sociosanitari non reintegrati e lunghe file d'attesa sono criticità irrisolte all'ospedale di Pescara. Le problematiche, dice il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, dipendono anche da una medicina territoriale che non funziona. Partiamo dall'ingolfamento del pronto soccorso che non riceve quasi più, completamente ingolfato perché mancano medici. Mancano medici e noi abbiamo dato la soluzione, perché nessun medico vuole andare in pronto soccorso e li capiamo, ma bisogna incentivarli di più economicamente, quindi Regione Abruzzo, che governa la sanità, dovrebbe incentivarli di più, prevedere dei premialità curriculari, utilizzare l'istituto del precetto per spostare in caso di emergenza e far ruotare i medici di altri reparti in pronto soccorso e soprattutto utilizzare anche i medici che hanno dato ampia
disponibilità per le esigenze aziendali assunti per l'emergenza Covid. Ma ci sono altre concause che fanno scoppiare il pronto soccorso. Intanto una medicina territoriale che non funziona perché ci sono tanti accessi inappropriati, i codici verdi e i codici bianchi non dovrebbero entrare in pronto soccorso, dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale. Se funzionasse però i distretti sanitari non funzionano bene, sono stati anch'essi depotenziati e declassati, abbiamo addirittura tante apparecchiature obsolete. Una sanità lenta anche nel resto della provincia. Il depotenziamento degli ospedali di Penne e Popoli costringe molti cittadini delle aree interne a doversi servire del nosocomio pescarese per potersi curare. Questo, sostiene Pettinari, ha generato una situazione catastrofica. Non funzionando più l'ospedale di Penne e Popoli come dovrebbero, tanti cittadini delle comunità dell'area Vestina e della Val Pescara sono costretti ad andare a Pescara e Pescara non riesce più a servire, quindi ci sono situazioni catastrofiche. Sono 708 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Il tasso di positività è pari al 9,5%. I nuovi positivi provengono 140 dalla provincia dell'Aquila, 201 da quella di Chieti, 170 da quella di Pescara, 161 da quella di Teramo, 6 da fuori regione, mentre per 29 sono in corso verifiche per l'accertamento. Due i decessi, uno risale ai giorni scorsi, mentre l'altro riguarda un paziente della provincia di Chieti. Il bilancio delle vittime sale a 3.291. I guariti delle ultime 24 ore sono 1.040, gli attualmente positivi sono 28.181, meno 335 rispetto a ieri. In calo i ricoveri, 248 pazienti sono ricoverati in area medica, meno 5 rispetto a ieri, 12 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti scende a 500. Negli ultimi 7 giorni sono emersi 6.373 nuovi casi. La variazione rispetto alla settimana precedente è pari al meno 31%. Il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le terapie intensive e al 18% per l'area non critica. È stata restaurata la colonnetta di Chieti Scalo, il monumento di epoca romana. I lavori sono stati a spese della famiglia De Cesare. Vediamo il servizio. La colonnetta di Chieti Scalo, ringiovanita di quasi 2000 anni. Si tratta del cippo miliare di epoca romana, risale al 48-49 d.C., periodo in cui l'imperatore Claudio dispose la realizzazione di alcune infrastrutture verso l'Adriatico. I lavori diedero ulteriore impulso alla romanizzazione di Teate. Oggi la colonnetta si presenta nuovamente ai chietini, completamente restaurata. È un progetto di cui parlavamo da mesi, è un restauro che aspettavamo da tanto tempo. Grazie al mecenatismo del dottor De Cesare finalmente riusciamo ad avere quest'opera per fruimento di tutta la cittadinanza e in particolare dei cittadini di Chieti Scalo. I lavori sono stati totalmente a spese della famiglia De Cesare, che con Paolo esprime il vice sindaco. È l'ultimo regalo alla città da parte di mio padre, scomparso un mese fa, ha detto il titolare dell'impresa specializzata in restauri. È l'ultimo regalo che in ordine di tempo mio papà è venuto meno poco più di un mese fa, che mio papà fa alla città di Chieti per la quale si è tanto speso. Noi con grande piacere abbiamo progettato e realizzato il restauro di questo importante monumento, simbolo dell'intera città, e con grande piacere oggi siamo qui ringraziando l'amministrazione comunale, per essa il sindaco Diego Ferrara, che ci ha dato questa opportunità, e sono certo che tanti miei colleghi seguiranno questo esempio e interverranno per riqualificare tanti monumenti stupendi che la città di Chieti vanta e che costituiscono lustro e pregio della nostra città. La viabilità del lungomare sud di Pescara non cambierà e su questo la maggioranza è tutta d'accordo, lo garantisce il capogruppo della Lega D'Incecco a seguito dell'approvazione del progetto che nei giorni scorsi aveva sollevato numerose polemiche. Vediamo. Nessuno vuole modificare la viabilità del lungomare sud di Pescara, a dirlo il capogruppo in comune della Lega, D'Incecco, che demolisce il progetto inserito nella delibera 380 approvata dalla Giunta Masci lo scorso 6 maggio. Il progetto prevede che il lungomare sud diventi quasi completamente a senso unico di marcia, con piazza Le Laudi pedonale. Questo quanto stabilito dai tecnici, dice D'Incecco, ma in maggioranza siamo tutti d'accordo sul non modificare la viabilità. Non c'è nessuna idea
idea da parte di questa maggioranza di modificare la viabilità in quel tratto di Riviera Sud che noi intendiamo riqualificare, perché abbiamo vinto un progetto che si chiama Rigenerazione Urbana e al quale stiamo lavorando. E era stata probabilmente una costruzione di un'ipotesi progettuale dei progettisti che stanno lavorando sulla ridefinizione del progetto, ma non c'è nessuna volontà e quindi sgomberiamo il campo da qualsiasi tipo di dubbio o di equivoco. Non sarà così la riqualificazione di Viale Primavere, non c'è in maggioranza non c'è nessun tipo di attrito su questa dinamica, perché nessuno la vuole in quel modo. È stata un'ipotesi progettuale inserita all'interno della delibera, all'interno della quale abbiamo inserito i lavori di riqualificazione della Riviera Nord per via del Giro. Il problema fondamentalmente non esiste, si tratterà solamente di fargli modificare gli aspetti di mobilità di quel tratto lì. Il progetto rientra in un piano di riqualificazione delle riviere dal valore di quasi 2 milioni di euro che derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è già un'idea di come quel tratto di Riviera possa essere riqualificato? Ma quello che a noi interessa è sicuramente l'aspetto della mobilità, che quindi deve rimanere così com'è. Poi è chiaro che valuteremo ipotesi di modifica, di riqualificazione dei marciapiedi, dell'arredo urbano, però fondamentalmente l'aspetto che importa più di tutto è l'aspetto legato alla mobilità. Poi è chiaro che i tecnici, quando operano e lavorano, gli architetti, gli ingegneri, magari mettono anche dell'inventiva loro. Dopo mezzo secolo di abbandono, il villino Cima Rosa di Avezzano sarà riqualificato. La Fondazione Carispac ha acquisito il bene, che peraltro è sottoposto a vincolo di tutela dal Ministero della Cultura, e ora procederà ai lavori di ristrutturazione. Nel comune di Avezzano e la Fondazione Carispac hanno presentato in conferenza stampa l'intervento di ristrutturazione del villino Cimarosa, acquisito dalla Fondazione a seguito di una procedura pubblica di alienazione del bene conclusa di recente. Un'operazione che ha sollevato qualche malumore in città, ma il presidente della Fondazione, Domenico Taglieri, ha precisato che l'idea dell'acquisizione nasce da una serie di motivi e che il bene resterà comunque dei cittadini. Io tengo a ribadire che è un fatto importantissimo nel momento in cui intorno a noi si parla di incidenti, si parla di guerra. Nonostante tutto, la Fondazione mantiene alto l'impegno e il livello di partecipazione alla cosa pubblica, anche perché qui stiamo parlando di un villino che è di proprietà del comune. Abbiamo visto che questo villino fino a oggi non ha avuto interventi, e se lo lasciamo così nel tempo sicuramente i costi incominciano a essere di gran lunga superiori. Poi c'è anche un altro aspetto, la velocità con la quale noi facciamo le cose. La Fondazione è un ente privato e quindi non ha tutti quei legami, i lacciuoli che poi impediscono quante opere pubbliche sono in piedi e non vengono realizzate fino in fondo. Qui invece ci troviamo di fronte ad una scelta, ad una riqualificazione che sarà fatta dalla Fondazione, certo insieme alla città di Avezzano. Non veniamo qui per snaturare, veniamo per mantenere la memoria storica. Si tratta, detto il vice sindaco di Berardino, di una operazione importantissima per la città di Avezzano. Un restauro conservativo che permetterà di riportarlo in vita per due scopi. Uno, perché così la città, il territorio possa usufruire e quindi godere di questo monumento che va a rappresentare insieme ad altri 3-4 edifici del comune la nostra brevissima storia. Secondo aspetto, che è importante, altrettanto importante, forse più importante, è quella che oggi abbiamo voluto rispettare chi a suo tempo ha avuto il coraggio, la forza e la capacità di costruire un monumento, è vero, che rappresenta uno spaccato della memoria storica della nostra pur breve storia territoriale. Ieri pomeriggio a Città Sant'Angelo si è svolto un incontro pubblico per parlare dei vantaggi della realizzazione di un biodigestore in località Piano di Sacco, un impianto che darebbe impulso allo sviluppo della cosiddetta economia circolare. Il servizio.
Sta facendo discutere in questi giorni l'ipotesi di realizzazione di un ecovalorizzatore nel comune di Città Sant'Angelo, in località Piano di Sacco. È stato questo l'argomento dell'incontro pubblico organizzato ieri al centro Ibisco dal comune stesso, aperto ad amministratori, ambientalisti, cittadini che si sono ritrovati per capire quali possono essere i vantaggi della costruzione di questo biodigestore. Una proposta partita da due aziende aderenti a SNAM, un project financing dell'importo di 30 milioni di euro, la metà dei quali a carico del privato proponente, l'altra metà facente capo ad Ambiente S.p.A., la società che svolge servizi di gestione dei rifiuti presso i comuni soci, tra cui Pescara, oltre Città Sant'Angelo, e altri 5 del pescarese. Come spiegato anche dall'amministratore di Ambiente, Massimo Papa, l'impianto consente di lavorare una cospicua frazione di organico, ricavandone compost biologico, chiamato sempre più a sostituire concimi chimici, e biometano, andando a soddisfare la sempre più crescente richiesta di fabbisogno energetico anche alla luce degli sviluppi del conflitto russo-ucraino, un tassello fondamentale che si inserisce nello sviluppo dell'economia circolare che ha dei paletti. Nei prossimi 15 anni il nostro paese dovrà ridurre al 10% lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e il target di riciclo dovrà toccare il 65%, ora il 45%. La proposta iniziale di SNAM, peraltro, è andata incontro a osservazioni redatte da Comune di Pescara e Ambiente e che sono state approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. Ora il dibattito resta aperto. Da cosa dipende la felicità di questo impianto? Dipende prima di tutto dalla nostra competenza e capacità tecnica nel costruirlo e poi dal fatto che la popolazione tutta capisca che è un grande passo in avanti verso la soluzione di problemi che noi abbiamo da sempre affrontato in maniera non sempre corretta, sia ecologicamente che economicamente. Questo progetto diventa opportunamente emendato, cambiato in alcune parti, modificato e integrato, poi diventa sostanzialmente la base per fare un bando di gara europeo in cui il proponente ovviamente ha un diritto di prelazione, ma tutti gli altri che sono interessati, costruttori, realizzatori e gestori, sono assolutamente invitati a dare il meglio di loro stessi per delle offerte convenienti sia dal punto di vista qualitativo che da un punto di vista economico. Chi parla di una decisione già presa non conosce bene l'iter amministrativo. Le decisioni si prendono, soprattutto quando si parla di impiantistica di rifiuti, all'interno del VIA, della valutazione impatto ambientale in regione. È l'unico organo deputato nella quale un'amministrazione o un comitato può portare delle osservazioni e quindi può cercare di bloccare un qualsiasi iter. Chi parla di decisioni già prese in una semplice assemblea di sindaci che demandano ad Ambiente la possibilità di ricevere una proposta progettuale a cui seguirà invece un progetto definitivo, sinceramente fa semplice demagogia e non parla chiaro ai cittadini. Un fiore per fermare la sclerosi multipla, sono circa 200.000 le piante di gardenia che verranno distribuite da 14.000 volontari per la lotta alla sclerosi multipla. Con questo gesto l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la AISM, invita tutti a sostenere la ricerca, unica arma oggi per sconfiggere la malattia, con la manifestazione Bentornata Gardenzia in programma in tutto questo weekend. In particolare a Silvi, anche nella giornata di domani, sarà possibile fare donazioni in Piazza Iris e nel Piazzale Le Dune dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18, ma anche in occasione della Santa Messa nelle parrocchie del Cuore Immacolato di Maria e Chiesa dell'Assunta e presso la Chiesa di San Salvatore per le frazioni di Silvi Paese, Pianacce e San Silvestro. La pagina dello sport, decine di ex calciatori hanno calcato i campi di padel al porto turistico di Pescara ieri in un evento che ha attratto molto pubblico, tanti gli spettatori a caccia di autografi e selfie. Il servizio. Tanto pubblico presente ieri negli impianti di Padelmania a Pescara, nei pressi del porto turistico. Nel centro sportivo si sono ritrovati tanti ex calciatori che, tra un sorriso e l'altro, si sono dati battaglia nei campi di padel. Immancabile la caccia al selfie da parte di quei fortunati che sono entrati nella struttura o che sono riusciti ad avvicinare alcuni idoli al momento dell'ingresso. Tutti ospiti dell'ex azzurro ed ex CT dell'Under 21 Gigi Di Biagio e del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e presenti per una nobile causa.
Il ricavato dei biglietti è stato devoluto in beneficenza all'AGBE. Da Francesco Totti a Daniele De Rossi, da Luca Toni a Dario Marcolin, da Cristian Vieri a Thomas Locatelli, da Cristiano Doni a Massimo Paganin, Cristian Panucci, Roberto Baronio, Massimo Maccarone, Roberto D'Aversa, Luca Liverani, Marco Parolo, Alessandro Matri, Stefano Fiore, Stefano Mauri, Vincent Candelà, Mauro Esposito, Stefano Torrisi, il tecnico del Pescara Luciano Zauri e tanti altri. Non ha mancato l'appuntamento, nonostante gli impegni mattutini, anche il CT azzurro Roberto Mancini. Presente, ma senza partecipare, Eusebio Di Francesco, che però la prende con filosofia. Purtroppo i miei guai fisici, la vecchiaia mi impone il fermo, come si suol dire, no? Sono stato invitato anche perché sono molto amico sia del presidente di Daniele che di Gigi, hanno fatto veramente un bellissimo evento con grande partecipazione, anche facendo beneficenza, per quello è un grosso piacere essere qui, partecipare anche non giocando. Ma come se la cava con il padel, Eusebio Di Francesco? Mi diverto, mi piace, però riesco a fare poche partite durante la settimana perché le ginocchia, un po' le anche, un po' tutto, dai. Quello che abbiamo dato prima nel calcio non ci permette di poter giocare tantissimo. Il torneo è stato vinto dalla coppia composta da Roberto Baronio e Alessandro Budel, i quali hanno battuto in finale Alessandro Matri e Stefano Fiore. Tra i tanti sorrisi anche un pensiero al campionato di Serie A, che domani emetterà il verdetto più atteso, lo scudetto. Milan favorito o no? Beh, direi di sì, ampiamente. Se l'è meritato, perché è sempre rimasto attaccato al vertice della classifica. È un paio d'anni, sono 3 anni ormai che sta lavorando nella maniera giusta, adesso sta raccogliendo dei frutti. È vero che l'Inter ha perso delle chance importanti di poter agganciare lo scudetto, però i campionati sono belli questi, proprio perché i campionati sono belli per questo, perché c'è la possibilità sempre fino in fondo di potersela giocare. Tra i 53 calciatori convocati per lo stage azzurro coordinato dal CT della Nazionale Roberto Mancini c'è anche il giovane portiere del Pescara Alessandro Sorrentino. Una grande soddisfazione per il ragazzo, ma anche per noi, ha commentato il presidente Daniele Sebastiani. Gli sforzi che facciamo con il settore giovanile ci stanno dando grandi risultati. Intanto sul fronte cessione societaria tutto resta in stand-by. Di questo argomento e della stagione appena chiusa ha parlato ai nostri microfoni il presidente onorario Vincenzo Marinelli. Che bilancio traiamo di questa stagione del Pescara? Non è andata forse come molti volevano? Sicuramente no. Io ho avuto un'esperienza da presidente, sono retrocesso, per fortuna siamo tornati subito in Serie B, perché secondo me è un purgatorio che non finisce mai. Hai bisogno di fare una squadra soprattutto adatta alla Serie C. È stato anche per me particolarmente, perché purtroppo non l'ho vissuto tutta vicino per problemi miei di salute, che però ti dico, mi sento ancora un pugile suonato, perché io il Pescara, i colori biancazzurri, e prima il Pescara e poi la Nazionale, tutto un po' le ha. Quindi io spero che si faccia qualcosa, perché il calcio secondo me a questo livello non è che si trovano molte persone disposte a investire. E io quando sento dire parole non adatto a una persona, quindi mi riferisco al presidente Sebastiani, da parte dei tifosi mi piange il cuore, perché ci fosse qualche altra situazione o qualche altra cosa, allora magari la colpa che non vuole scegliere, ok, però io mi sono trovato anche in quelle altre situazioni, sono arrivati degli avventurieri e quindi il Pescara è fallito. Io dopo 29 anni possiamo dire che l'abbiamo tenuto sempre a un certo livello. Cosa accadrà secondo lei nelle prossime settimane? Sebastiani cederà le quote o no? Sta lavorando, abbiamo lavorato anche con qualche club insieme, però Pescara purtroppo la piazza è quella che è. C'è qualche società che era disposta a prendere il Pescara, è capitata un'altra squadra, mi riferisco al Palermo, che ha un'utenza molto superiore, poi ci ha quantificato i debiti. Cioè nel Pescara è difficile anche stabilire, perché oltre alla squadra, al valore soprattutto anche dei ragazzi, basta vedere che chi gioca con l'Under 17 e altri convocati nella
nelle nazionali, più ci sono gli immobili, quindi quantificarne è molto più difficile. Io spero che veramente qualcuno che ha voglia di fare qualcosa di buono. Ma c'è secondo lei, c'è questo qualcuno? C'è? C'è, i contatti c'è, perché lo so anche da vicino, perché l'abbiamo fatto con qualche altro club molto quasi sicuro di poter prendere la società. Poi è venuto fuori il Palermo che c'ha più spettatori. Io spero, mi auguro che ci sia qualcuno, però è capitato anche a me, abbiamo fatto solo parole, nel momento in cui dico concretizzare qualcosa, di voler bene a Pescara, secondo me non c'è più quella voglia, quella che c'era prima, quindi siamo quattro gatti che vogliamo bene. Ultimo turno nel girone F di Serie D per la stagione regolare, Pineto e Vastese hanno la possibilità di guadagnarsi gli spareggi promozione, in basso il Castelnuovo avrà lo scontro delicatissimo a Vasto Girardi, ma ha poche chance di evitare i play-out. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Ultima giornata del girone F di Serie D con verdetti ancora da scrivere e una griglia playoff ancora da disegnare. Trastevere e Tolentino sono matematicamente dentro e poi 5 squadre che possono ancora aspirare all'appendice finale del torneo. Due sono abruzzesi, Pineto e Vastese. I biancazzurri di Daniele Amaolo giocano un vero e proprio scontro diretto al Mariani Pavone contro la San Benedettesi a pari punti a quota 52. Chi vince è certo di partecipare alla post-season. Sarà un incrocio determinante per le due formazioni che in 90 minuti. Non che si giochi in una stagione, ma comunque possono regalarsi un piccolo sorriso. Marchigiani senza Alboni in difesa e Angiulli appiedato dal giudice sportivo e con ogni probabilità anche senza Lulli in mezzo al campo, visto che il centrocampista soffre ancora per un problema al polpaccio. Decisione finale che sarà presa soltanto a poche ore dal match, che il Pineto affronterà invece senza gli squalificati Mesisca e Del Mastro, ma gara da vincere ad ogni costo, perché solo così avrebbe la certezza di un playoff che l'anno scorso vinse in finale a scapito del Notaresco. A Nereto la Vastese sarà spettatrice più che interessata, perché vincendo coi vibratiani anch'essa sarebbe sicura di un piazzamento post-season. Bisognerebbe vedere poi con quale posizionamento per individuare anche l'eventuale avversaria in semifinale. Se Pineto e San Benedettese pareggiano e la Vastese, che ha 50 punti, facesse il blitz a Nereto con un arrivo a 3 a quota 53, la Vastese beneficerebbe della classifica avulsa favorevole e si piazzerebbe al quarto posto. Se invece una tra Pineto e San Benedettese dovesse portarsi a casa l'intera posta in palio, con una vittoria la Vastese arriverebbe quinta e avrebbe la semifinale contro la seconda. Ma l'obbligo dei tre punti rimane anche perché gli aragonesi hanno gli scontri diretti a favore anche con il Fiuggi, vittoria 4-1 e sconfitta 2-1. I laziali di conseguenza devono regolare il Castelfidardo e sperare che la Vastese non ottenga identico risultato contro la penultima della classe. Piccolissima speranza anche per il Porto d'Ascoli a quota 49, ci vorrebbero mancati successi di Vastese e Fiuggi e Pineto Samba non deve finire con il segno X. Insomma, davvero complicato, soprattutto perché l'avversario che arriva, il Fano, non potrà permettersi di regalare punti. Anche perché la zona bassa vedrà il Notaresco far visita all'Aurora Alto Casertano, già retrocessa, con l'opportunità di mettere in ghiaccio una salvezza sofferta ma facilitata dal successo contro la Recanatese di settimana scorsa. A proposito di Recanatese, il Chieti farà visita alla capolista promossa in Lega Pro e Nero Verdi manca un punto per festeggiare la matematica permanenza in Serie D. Impresa non impossibile, visto che la formazione di Pagliari ha poco altro da chiedere al campionato. La situazione più difficile ce l'ha il Castelnuovo, che è quasi certo di dover passare attraverso le forche caudine del play-out. In più domani scontro diretto che più diretto non si può a Vasto Girardi, che chiude col Fano il lotto spareggi permanenza a quota 45. La squadra di Guido Di Fabio ha poche possibilità di evitare l'appendice finale per rimanere in Serie D e ai suoi destini guarderanno anche nel campionato di eccellenza abruzzese, tifando che i neroverdi salvino la categoria per non procedere a dover decretare una retrocessione in più in promozione. Un orecchio sarà anche alla gara di Montegiorgio, dove i padroni di casa, a quota 46 come il Notaresco, ospitano il Tolentino per un impegno più complicato di quello che avranno i rossoblù di Epifani. 90 minuti dunque da vivere tutti di un fiato, aspettando i verdetti per playoff e playout. Stesso regolamento per primi e secondi in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, tempi supplementari. Persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato. Stesso discorso
discorso anche per i play-out, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due supplementari e persistendo parità retrocederanno al campionato d'eccellenza regionale le squadre peggiori classificate al termine del campionato. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Buona serata.